Ma abbiamo adesso finalmente qui con noi Eleonora Marsella. Faccio mia colpa, mia grandissima colpa, perché ieri io avevo confuso tutto, pensavo che lei dovesse stare qui con noi in studio, invece dovevo chiamarla, ma non ho fatto a tempo a chiamarla, ma oggi risolviamo. Io lo so, Massi, che mi vorresti sempre con te, sempre, ma non sempre qui. È possibile. Io ti vorrei sempre qui, lo so, purtroppo quella è il mio, vabbè, lasciamo perdere. Una tua pecca. La mia pecca, è il mio dolore. Senti, di chi parliamo oggi? Oggi ti narro di un mio nuovo autore esordiente, dico nuovo perché l'ho conosciuto pochissime settimane fa, 2 o 3 giorni fa abbiamo anche pubblicato la sua recensione. Appena conosciuto, sì, così, sì, cotto e mangiato. Freschi, cotto e mangiato proprio a tema rubrica. Mi occupo di Eugenio Pochini oggi, classe 1984, lui è della nostra cara regione Lazio, quindi possiamo dire che gioca molto in casa, e il libro scritto è Sangue Pirata, quindi com'è quasi comprensibile, diciamo, dal titolo, c'è una certa, come dire, allusione a quello che sono i personaggi come Barbanera e i Corsari. Quindi do il benvenuto a Eugenio, che ci vorrà salutare sicuramente. Grazie, buonasera a tutti, grazie. Ciao, a voi. Ciao Eugenio, caro. Ciao Eugenio, anche lui è un po' Barbanera, mi pare, no? Sto prendendo le sembianze, sì, è deformazione professionale. Qualcosa nera e qualcosa bianca, pare. Beh, sì. È la classe 1984, quindi, che si avvia verso il mondo degli adulti. Dunque, Sangue Pirata, come nasce il tuo libro? Allora, il mio libro nasce da, penso, una passione che un po' tutti abbiamo, nel senso che la figura del pirata è sempre stata, lo è ancora, probabilmente molto radicata in noi. Ovviamente noi abbiamo l'immaginario quello un po' più fantastico. Autori come, ecco, Stevenson con L'Isola del Tesoro, oppure anche l'ultimo postumo di Michael Crichton, L'Isola dei Pirati. Chi è il protagonista del tuo libro? Del mio libro è un giovane ragazzo che vive a Port Royal. Principalmente è lui, le vicende ruotano tutte intorno a lui. Ovviamente ci sono tutta una serie di altri personaggi, romanzo e romanzo corale, tra cui, l'avevamo detto anche prima, no? Il pirata Barbanera. Ma parlando del tuo libro, quindi di Sangue Pirata, si può un attimo pensare, alludere, ricordare all'Isola del Tesoro, per esempio? Ma allora, c'è chi potrebbe fare questo tipo di paragone, nel senso della parte iniziale, il protagonista, il giovane ragazzo che casualmente si imbatte in qualcosa di più grande di lui, in questo caso sì, del tesoro o comunque una vicenda piratesca. Ma a parte quello, poi ovviamente il mio ha dei toni un po' più cupi rispetto al romanzo di Stevenson, che è più fanciullesco, ecco. Certo, tra l'altro hai uno stile preciso, ricco di descrizioni, entri spesso nel dettaglio, e questa è una grande tua caratteristica che ti ha fatto meritare le 4 stelle su 5. Grazie. Quindi poi abbiamo le figure storiche come Barbanera, i Corsari, e abbiamo tutti i personaggi con dei ruoli ben precisi. Sì, questo sì, appunto, ripetevo, è un romanzo corale, quindi ognuno ha ritagliato il suo ruolo specifico, certo, chi più chi meno, però questo a me è servito anche, a parte per mandare avanti la storia da diversi punti di vista. Io ho adotto questa tecnica qui del punto di vista, quindi ognuno vede un qualcosa e la pensa a modo suo e manda avanti il lettore nella trama. E poi è stato interessante perché ho fatto appunto degli studi su questi personaggi, quindi storici, ovviamente mi piaceva inserirli il più possibile, ecco. Massi, ti piacciono i pirati? Sì, a me piacciono tanti, e stavo pensando, ma quanti libri di pirati comunque tu hai letto? E poi si può definire anche questo un fantasy o no? Che cos'è? Che genere è? Che genere è? Diciamo che è un ibrido. Io lo definirei un ibrido, ti dico la verità, nel senso che non è propriamente un romanzo storico, perché non sono uno storico. È un romanzo comunque che attinge alla storiografia reale dell'epoca e ha delle contaminazioni fantasy, questo sì. Ci sono degli elementi biografici? Miei, dici proprio? Vorresti essere un personaggio in particolare? No, diciamo che però credo che, come ogni autore, poi qui qualcuno potrà anche smentirmi, c'è un po' di me in tutti i personaggi, questo sicuramente sì. Senti, quanti ne hai letti di libri prima di arrivare a scrivere un libro così? Ma della categoria sì, un bel po'. Diciamo di romanzi di meno rispetto a saggi o comunque a libri, ecco, più storiografici, questi sì. Ho dovuto studiare, sono dovuto tornare a scuola praticamente. E quanti ne hai criticati? Cioè, quanti di quei libri che tu hai letto non ti sono piaciuti? Guarda, uno soltanto, con mio grande dispiacere, ed è il romanzo postumo di Michael Crichton. Mi è dispiaciuto molto perché si vede che non c'è la mano dell'autore, perché purtroppo è venuto a mancare. E il titolo, che è L'Isola dei Pirati, è no fuorviante di più, purtroppo. E sarà un discorso commerciale, questo non spetta a me decidere. A me è dispiaciuto però, perché ci tenevo molto, ma per un affetto mio all'autore, più che alla tematica in sé. Per quanto riguarda il tuo libro, secondo te perché le persone dovrebbero leggerlo?
Ma allora è un romanzo d'avventura, quindi a chi piace l'avventura sì, questo è probabilmente il consiglio che darei, è questo. È un romanzo di formazione anche, perché tutti i personaggi, non solo il protagonista, lui maggiormente ovviamente, io ve li presento in un modo alla pagina 1 e all'ultima pagina sono tutti cambiati, chi nel bene e chi nel male ovviamente. Quindi c'è un seguito? C'è chi me l'ha chiesto, al momento no, al momento diciamo di Sangue Pirata no, anche se c'è chi me l'ha chiesto, io in primis un po' ci ho pensato. Quindi stai scrivendo altro, di qualche altro genere? Sto scrivendo altro, ho cominciato relativamente da poco un nuovo romanzo, sempre di matrice storica, ma questa volta ci spostiamo nella Londra del 1888, nel quartiere malfamato di Whitechapel. Questo forse potrebbe darvi qualche indizio. La figura che io analizzo qui è quella di Jack lo Squartatore. E sì, insomma, mica uno qualsiasi. Più che altro, a quanto pare Eugenio piace la storia, signori. Mi sembra quasi dedurre che ti piacerebbe vivere in altre epoche. Ma al liceo andavo anche male in storia, voglio dire, lo devo ammettere, quindi mi sono rifatto dopo. Hai recuperato. Ho recuperato dopo. Tra sì, l'altro, sì. Massi, una curiosità: il libro di Eugenio, parentesi, 450 pagine al prezzo di copertina di 12,50 €. Signori, ragioniamo un attimo. 450 pagine, 12,50 €. Quanto costa una pagina? Veramente una cifra pochi centesimi. Veramente una cifra irrisoria. Cioè, quindi, sì, dato che io nella maggior parte dei casi vi parlo dei prezzi di copertina, degli editori, di tutto il mondo che c'è intorno che mi rappresenta, vorrei fare un'osservazione. Eugenio ha autopubblicato il libro. Questo aspetto è molto interessante di questa nuova visione del mondo, quindi dell'autopubblicazione. La mia domanda è, in realtà probabilmente una risposta ce l'ho, ma vorrei affrontare l'argomento con Eugenio. Perché ti sei autopubblicato invece di affidarti a qualche altra casa editrice? Beh, allora, in Italia, diciamoci la verità, è difficile muoversi in questo oceano, uso proprio il termine adatto forse anche per il libro che trattiamo. È difficile, se non oserei dire impossibile. Io mi sono ovviamente consultato anche con la mia editor, che mi ha suggerito di percorrere questa strada rispetto a quella più canonica dell'editore classico come noi ce lo immaginiamo. Devo dire che non me ne pento perché i risultati si stanno vedendo, io sono molto soddisfatto. Quindi 450 pagine per il cartaceo, prezzo di copertina a 12,50 € circa, l'ebook invece che prezzo ha? 3 euro, intorno ai 3 euro. Quindi giustissimo, onesto anche questa volta, però mi dicevo Eugenio che vende molti più cartacei. Sì, questo sì. L'aspetto è carino. Ma guarda, io personalmente da autore e anche da lettore preferisco il cartaceo. E ho notato anche questo, probabilmente tanta gente ancora si affida alla carta. Le persone hanno problemi a ritrovare o acquistare il tuo libro su internet o si trova con estrema facilità? No, si trova con estrema facilità sia su internet sia ordinandolo in tutte le librerie convenzionate, anche dei grandi marchi, non c'è assolutamente problema. Ma quanto tempo ci hai messo per scriverlo? Questo poco più di un anno e mezzo. Poco più di un anno e mezzo, la prima stesura, intendiamo. E poi dopo? Beh no, poi dopo abbiamo perso anche un po' di paginette perché la prima stesura comprendeva quasi 600 pagine. Quasi, più o meno. E poi dopo si asciuga. Sì. E problemi riscontrati durante la stesura del romanzo? Ma problemi particolari no, diciamo che a me sarebbe piaciuto di più far combaciare la fantasia con l'elemento di storia, che ovviamente rischiava però di diventare un po' forzata la cosa, quindi mi sono anche affidato alla famosa frase, no? Fatti e personaggi sono puramente casuali. Che serve sempre, diciamo, è forza. Sempre come di un totem, quasi sì, un totem. Sì, sì. Bene, senti, ma no, io sono affascinato da questi autori che tu mi porti, poi sono affascinato soprattutto da lui che insomma ha dedicato veramente tanto tempo per scrivere questo libro ed è interessante, ma come vendite come sta andando? Forse hai proprio i numeri? Numeri precisi no, nel senso, allora Amazon, perché io ovviamente mi relaziono con loro dall'America e sono precisi in questo, però ovviamente va di ogni 2 mesi in 2 mesi. Io un mese e mezzo ancora. E questo è stato pubblicato quando? È questo ufficialmente il 20 settembre. Ah, quindi adesso, insomma, fresco stampa. Io ho fatto il battesimo io 20 settembre, fa. Esatto, sì, 20 sì, settembre, quindi sei adesso la prima, diciamo così, il primo segmento. Diciamo la prima parte, sì sì. Di vendite, di preciso, ci aggiriamo così, diciamo, a occhio, va. Sulle centinaia di copie vendute, di cui io sono rimasto molto sorpreso, lo dico spesso questo, mi fa anche un po' piacere, tantissime vendute in Inghilterra, nonostante il libro ancora non sia stato tradotto in inglese. Mm.
tanti connazionali. Probabilmente sì, o tanti inglesi che non hanno niente da fare. Che stanno imparando l'inglese, l'italiano. E allora non so, cascano male con me. Sì, infatti, un aspetto molto interessante, comunque, sarebbe da studiare questo, questo è stato acquistato in terra, come dire, inglese. Beh, a me ha stupito molto. Sì, ci sì. Stai già pensando per la traduzione? Eh sì, ci sto pensando, adesso stiamo vagliando delle ipotesi. Ma scusami, comunque non è male, insomma, queste 100 copie nel primo, questi dati che tu hai nel primo, nei primi due mesi, anche perché io credo che questo sia un romanzo di lungo respiro, nel senso che non ha una scadenza, anzi viaggerà su un passaparola anche. Ma sì, sì, allora... Oltre che alla promozione che ti sta facendo Eleonora. Certo, a parte la promozione, ovviamente, il passaparola è fondamentale, ma come un po' tutte le cose di questo, di quest'ambiente. E no, sono soddisfatto perché, voglio dire, per essere un autore esordiente, quindi sconosciuto, perché questa è la parola giusta, 100 copie in due mesi, vogliamo fare, arrotondiamo. Infatti. Il numero è ottimo, pensando che è un scrittore esordiente, attenzione, veramente un numero degno di nota. Perché tu ce l'hai comunque qualche il polso della situazione, in genere gli esordienti su che si attestano? Io ho autori che vendono 50 copie al mese, e parliamo di autori che quando vendono 50 copie al mese è un numero veramente interessante. Autori come Eugenio che in un mese e mezzo bruciano tra le 100 e le 150 copie, e poi autori magari che ne vendono 150-200 al mese, ma parliamo di autori ad esempio che si muovono tantissimo con la promozione, viaggiano continuamente, hanno degli agganci, si fanno pubblicare, quindi c'è un continuo movimento, perché comunque è vero che il libro viene pubblicato, è vero pure che va comunicato al mondo di lettori e non che il libro esiste, quindi la promozione deve essere alla base, e poi ovviamente l'entusiasmo e il carisma dell'autore in realtà fa veramente tanto, quindi sì, i numeri di Eugenio sono sicuramente interessanti. Premessa Eugenio, in vista del fatto che è la rubrica in cui siamo ospiti, Food in Town di Massimiliano, hai il tema del cibo. Ah, incontriamo del cibo all'interno del tuo romanzo? Allora, io ti rispondo dicendoti che sono un amante del cibo, nel senso che non solo lo mangio, ma mi piace anche molto cucinare. E quindi sì, diciamo che un po' ho contaminato il libro con scene di questo tipo. Ci sono alcune scene in particolare dove i personaggi parlano e mandano avanti la storia con dei discorsi precisi, che casualmente sono sempre seduti a tavola e mangiano. Quindi c'è un po' un elemento ricorrente. Sono dei mangioni questi protagonisti. Vabbè, ma in mare un mese qualcosa bisogna fare, a parte dare campare, l'arrembaggio alle altre navi. Sì, esatto. E di cosa si cibano? Questo è stato interessante perché ho dovuto approfondire un po' sull'argomento. Non c'è molto sull'alimentazione dell'epoca. Uno avrebbe scontato pensare che questi, stando in mare, pescassero. E invece no. La pesca era l'ultima cosa che questi... Perché non pescavano? Perché non avevano questo tipo di tradizione, nel senso del pescare mentre stiamo viaggiando in mare. Avevano, soprattutto le navi più grandi, in questo caso ovviamente c'è la nave principale, la nave di Barbanera, dove poi si svolge gran parte della vicenda, che essendo un vascello, quindi molto imponente, molto grosso, aveva nelle stive sottostanti le stalle con gli animali vivi. Bello! Sì, esatto. E quindi mangiavano quello che gli animali producevano, se non gli stessi animali, ovviamente. Aia. Lo so. Abbastanza carnivori, quindi. Beh, ma questi carne e tanto alcol, non è che avevano una dieta molto variegata, insomma. Che dici, Massi? Bene, mi piace questa vostra intervista, mi piace soprattutto lui, l'autore, mi piace questo libro e spero proprio che, insomma, abbia, che Radio Godò gli porti molta fortuna, ecco. Io sì, tra l'altro vorrei... lo potete trovare su Amazon, quindi è facilmente reperibile nel web scrivendo Eugenio Pochini Sangue Pirata, quindi non avete scuse per poterlo leggere. Ah, no, assolutamente. E va bene, senti Eugenio, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, rimani qui con noi però, perché insomma restiamo, adesso facciamo semplicemente un piccolo break, adesso facciamo una telefonica e poi torniamo qui sempre con Eleonora Marsella, perché dobbiamo finire il discorso che non abbiamo iniziato ieri. Bravo, dici bene che non abbiamo iniziato. E che dobbiamo assolutamente far partire e concludere oggi qui, per cui insomma vi terrò qua, insomma vi rapisco, ecco, non alla Poa Elkan, ma vi rapisco, ok? Allora andiamo in pausa musicale.